Allora, dal punto di vista di analisi del pensiero precristiano, l'autore riporta sia il discorso relativo alla Bibbia, che adesso vedremo, sia anche il discorso relativo alla tradizione greca. Li vediamo tutti e due perché comunque sono argomenti interessanti e poi comunque sono argomenti che si legano comunque anche a tanti altri video che io avevo fatto sull'argomento, anche se in realtà i video che io avevo fatto sull'argomento non erano principalmente inerenti a un discorso di animali, ma erano inerenti a un discorso di misoginia, però nel senso gli argomenti si collegano benissimo. Allora, nel pensiero precristiano, ovviamente il testo fondante dal punto di vista ebraico e poi comunque anche dal punto di vista cristiano del dominio degli esseri umani sugli animali, ovviamente è preso dalla Genesi. Ci sono anche altri, diciamo, altre parti della Bibbia. Però ovviamente quella che è la prima, ecco, motivazione che viene in testa a tutti è proprio quella della Genesi, ovvero quando dopo la creazione del mondo Dio crea l'uomo. Ecco, allora il testo biblico, l'autore l'ha riportato qui, ve lo leggo così come l'ha riportato. Dopo comunque lo vedremo, vedremo anche un passaggio della Bibbia, lo vedremo anche da qui. Allora, il passaggio è questo qui, proprio Genesi, sono i primissimi versetti, ecco. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E Dio li benedì e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e abbiate potere sui pesci del mare, sui volatili del cielo e su ogni animale che striscia sopra la terra. Allora, già il fatto che qui appunto questo Dio crea l'essere umano e poi gli dice a questo essere umano appunto di soggiogare, vedete il verbo, soggiogatela, soggiogate la terra, e di dominare, già comunque sono già comunque due verbi un po', diciamo, che suonano un po' male, cioè che comunque tenderebbero a contrastare con quest'idea di paradiso di pace e terreno. Perché comunque il verbo soggiogare è un verbo che comunque si usa con delle valenze marziali, comunque con delle valenze di dominio, con delle valenze di gerarchia, cioè quello che è più forte riesce a soggiogare, cioè a mettere sotto, a mettergli il giogo. Il giogo sapete anche voi che è per estensione il collare, no? Il collare della schiavitù, quindi in realtà già il verbo soggiogatela, ecco, soggiogate la terra non suona molto bene da un punto di vista prettamente pacifista, comunque prettamente animalista, però appunto quello che si trova in Genesi e che appunto lascerebbe intendere, come poi di fatto l'esegesi cristiana, ecco, diciamo l'esegesi ebraica, ma comunque anche l'esegesi cristiana tendono poi ad usare per giustificare questo discorso di anti-ecologia. Perché in realtà poi, come vedremo, il monoteismo e più nello specifico il cristianesimo non sono religioni a favore del panteismo e dell'amore per la natura, è tutto il contrario. Il monoteismo, ecco, il cristianesimo, soprattutto anche nelle sue forme, diciamo, più pure, come possono essere ad esempio il movimento evangelico, è fortemente contrario a un discorso di ecologia, o di preservazione dell'ambiente, o comunque di amore per gli animali, perché tutto questo rientra nell'eresia, nell'eresia ad esempio del panteismo. Sotto comunque poi vi linko anche i siti cristiani che potete andare a, diciamo, ad approfondire, a leggere, così vedrete anche voi che per dire i cristiani più integralisti sono comunque contrari anche a un discorso di alimentazione vegetariana, per dire. Anzi, addirittura sono addirittura contrari alla macrobiotica, per dire. Cioè, io adesso, vabbè, ribadisco che non sono comunque un esperto del movimento animalista, eccetera, eccetera, però so bene che ci sono diversi punti inconciliabili tra i due mondi. Difatti, i cristiani, comunque diciamo quelli da oratorio, diciamo così, che credono ad esempio che il gattino morto va in paradiso, il cagnolino morto va in paradiso, quelle cose lì, tipo cimitero degli animali. Sono fortemente contrari a un discorso di messaggio cristiano, così come ci è giunto, così come ci è stato rivelato, e così anche come comunque è stato ridefinito da un discorso di teologia. Da un punto di vista, ad esempio, cristiano, non è ammissibile dire che gli animali abbiano un'anima e quindi il cagnolino morto poi va in paradiso. Come purtroppo, ecco, o meglio, come purtroppo, come ad esempio spesso tanti bambini, ma anche tanti anziani credono che
Spesso, ad esempio, su certi siti cattolici, diciamo i cattolici non fanatici, quelli diciamo molto così all'acqua di rose, spesso si vedono che loro mettono un po' questi post, ad esempio, con la preghiera per il gattino, la preghiera per la pecorella, eccetera, eccetera. Però in realtà quelle sono appunto cose così fatte da persone che ignorano totalmente un discorso di teologia cristiana, comunque anche di esegesi cristiana, di testo biblico, Perché in realtà, da un punto di vista cristiano, non è possibile immaginare che gli animali vadano in paradiso. Cioè, non c'è nessun versetto comunque che può far intendere una cosa del genere. Perché in realtà una persona che tenderebbe a voler umanizzare l'animale, dandogli ad esempio un discorso di anima, oppure addirittura credendo che dopo la morte comunque ci si reincarna negli animali, in realtà lì, in quel discorso lì, sta cadendo nell'eresia. Sta praticamente cadendo nelle eresie magari tipo orientaleggianti, come ad esempio possono essere cioè nelle eresie, o meglio nelle altre religioni orientaleggianti, come ad esempio possono essere, per dire, il buddismo, l'induismo, eccetera, eccetera, che ovviamente sono tutte cose che, da un punto di vista di cristianesimo oltranzista, sono dottrine di demoni, intendiamoci bene. Cioè il cristianesimo nella sua purezza, cioè il cristianesimo applicato alla lettera, così come lo si trova nella Bibbia, anche nel Nuovo Testamento, è una religione fortemente razzistica da un punto di vista spirituale, perché non ammette che un induista si salvi, non ammette che un buddista entri in paradiso. E poi sotto comunque ve la linko come cosa, Perché è verissimo che oggigiorno la Chiesa Cattolica non le dice più queste cose, cioè la Chiesa Cattolica non ti dice più, ad esempio, che i musulmani o gli induisti o i buddisti andranno all'inferno, non ve lo dice più, però in realtà non è che non lo pensi, o comunque non è che abbia ridimensionato il discorso, ad esempio, del fuori della chiesa non vi è salvezza. Semplicemente si limitano a dire che il giudizio non spetta agli uomini, ma lo dicono adesso, non è che lo dicevano comunque fin dal Medioevo, fin dal Rinascimento, per dire. La Bibbia ci dice che Dio fece l'uomo a sua immagine. Possiamo a nostra volta guardare a ciò come all'uomo che fa Dio a sua immagine. In entrambi i casi, comunque, gli esseri umani, in quanto esseri unici, che unici fra tutte le cose viventi, sono simili a Dio, viene assegnata una posizione speciale nell'universo. Inoltre, si dice esplicitamente che Dio ha dato all'uomo il dominio su ogni essere vivente. Quindi è per questo che, in realtà, da un punto di vista letteralista, non è possibile far conciliare diciamo l'ecologia, o comunque l'animalismo, con un discorso di monoteismo. Perché in realtà ammettere un discorso di antispecismo, quindi anche magari di ecologia o comunque di animalismo, che prevede che non vi sia un discorso di assoggettamento animale, cercare di farlo coincidere col monoteismo, è impossibile, proprio perché il monoteismo si rivela come il dominio che praticamente questa entità divina ha dato all'essere umano su ogni altro essere vivente. È pur vero che nel giardino dell'Eden questo dominio può non aver implicato l'uccisione degli altri animali per il cibo. Il versetto 29 del primo capitolo della Genesi suggerisce che in principio gli esseri umani vivevano delle erbe, dei frutti degli alberi, e l'Eden è stato spesso raffigurato come uno scenario di pace perfetta, in cui qualsiasi genere di uccisione sarebbe stato fuori luogo. Fuori luogo. L'uomo governava, ma in questo paradiso terrestre il suo era un dispotismo benevolo. Beh, ovviamente questa è una, diciamo, un'ipotesi dell'autore, che vabbè, ci può anche stare volendo, però in realtà viene confutata più avanti nella Bibbia dopo la versione del diluvio, come vedremo adesso. Quindi, comunque, se anche volessimo arrampicarci sugli specchi dicendo che in Genesi quel soggiogate la terra, quel dominate sui volatili, i pesci del mare, eccetera, eccetera, non voleva comunque dire che tu, Adamo ed Eva, potevate comunque mangiarli. In realtà, comunque, questa cosa viene confutata in pieno nel discorso del post-diluvio. Dopo la caduta, della quale la Bibbia ritiene responsabili una donna e un animale, l'uccisione degli animali divenne chiaramente permissibile. Dio stesso rivestì Adamo ed Eva di pelli di animali prima di cacciarli dal giardino dell'Eden. Abele era un pastore e offriva a Dio animali del suo gregge. Poi venne il diluvio e il resto della creazione fu quasi annientato perché l'uomo fosse punito per la sua malvagità. Tra l'altro, mi pare che siano i Catari, ma comunque anche altre sette
cristiano, gnostiche, eretiche, erano proprio convinte che il Dio dell'Antico Testamento fosse in realtà diabolico, proprio perché in realtà il Dio dell'Antico Testamento prediligeva, quindi lo Yahweh, ecco, prediligeva questo discorso di offerte di carne di animale, quindi di sacrificio di sangue, che peraltro veniva proprio sparso sull'altare. Il fatto che già nella Genesi si dica che le simpatie di questo dio Yahweh vanno ad Abele, che era un pastore e quindi a questo dio offriva praticamente già gli animali sgozzati, già all'epoca, e non vadano a Caino, che invece era un agricoltore, secondo ad esempio certi commenti a questa cosa di matrice, ad esempio gnostica, piuttosto che catara, piuttosto che di altre eresie comunque che tendevano a considerare il Dio dell'Antico Testamento come una forma, una manifestazione diciamo diabolica di divinità, facevano appunto notare che in realtà questo Dio dell'Antico Testamento era un Dio comunque assetato di carne e di sangue, quindi non poteva che essere appunto un Dio diabolico. Perché di fatto lui, ad esempio, nella Genesi lo si dice come cosa, lui di fatti preferiva le offerte di Abele, che appunto era il pastore che gli offriva la carne di animale uccisa, ecco, di sangue, rispetto alle offerte vegetali che invece gli faceva l'altro, Caino. Quindi in realtà questo tendeva a dimostrare che appunto il Dio dell'Antico Testamento era un Dio malefico. Comunque, se ricordo bene, c'era addirittura una setta gnostica, che erano i Cainaniti, se non ricordo male, che appunto difendevano Caino, cioè vedevano in Caino proprio una persona che era stata ingiustamente perseguitata da questo dio malefico. Poi sotto, se comunque ritrovo il riferimento, ve lo metto anche, così leggete un po' questo discorso, diciamo, di analisi che era stato fatto per quanto riguarda questi passaggi della Genesi, da un punto di vista gnostico, comunque eretico. Quindi, poi venne il diluvio, il resto della creazione fu quasi annientato perché l'uomo fosse punito per la sua malvagità. Quando le acque si ritirarono, Noè rese grazie a Dio facendo sacrifici d'ogni specie di animali puri e di ogni specie di uccelli puri. Dio allora benedì Noè e diede il suggello finale al dominio dell'uomo. Dio poi benedì Noè e i suoi figli, dicendo loro: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra, la paura di voi e il terrore di voi siano in tutti gli animali selvatici e in tutti gli uccelli del cielo, come ognuno che striscia sulla terra, e in tutti i pesci del mare. Essi sono dati in vostro potere. Tutto quello che si muove a vita sarà vostro cibo, come già la verde erba do a voi tutto. Allora, questo è il motivo per cui, come dicevo, in realtà da un punto di vista di ebraismo integralista, e nel caso che adesso ci riguarda e ci interessa analizzare, di cristianesimo integralista, questi versetti qui sono la motivazione del perché non è possibile importarsi dei diritti degli animali quando una persona comunque si dichiari cristiana, credente e praticante. Per questo motivo qui, perché comunque è lo stesso Dio del monoteismo, che quindi Dio Yahweh, ecco, che poi ovviamente è considerato dai cristiani il padre di Gesù, è lo stesso Dio dei cristiani, degli ebrei, dei cristiani, che impone che ci si nutra comunque di carne. È per questo che dicevo che presso gli integralisti cristiani più fanatici, come possono essere ad esempio certi evangelisti, il mangiare, ecco, ad esempio, la scelta di una persona che dovesse scegliere di mangiare solo verdura per rispettare gli animali sarebbe tacciata di peccato, di eresia, di apostasia addirittura. Perché, ripeto, poi sotto ve lo metto, ve lo linko, così andate a vedervela la cosa. Per un cristiano veramente cristiano, cioè un cristiano che applichi la Bibbia, anche il Nuovo Testamento, è così come è stato scritto, non è assolutamente possibile essere vegetariano. Per ad esempio per la scelta di rispettare i diritti degli animali. In tal caso questo cristiano cadrebbe nell'eresia, cadrebbe nel peccato, cadrebbe nell'apostasia. Addirittura, per usare un termine caro appunto a questi cristiani, cadrebbe in dottrine di demoni.
Perché ribadisco, allora, non facciamo l'errore di confondere le frasucole simpatiche, dolci e amorevoli di Papa Francesco con il discorso di che cos'è il cristianesimo. Perché ribadisco, il cristianesimo vero non sono le frasucole ammantate di rose e di violette, buoniste, finto buoniste, che comunque sentite tutti i giorni sui social, Papa Francesco, eccetera, eccetera. Quello lì non è cristianesimo alla lettera. Quello lì sono semplicemente sparate, fatte così. Sono trappole per gli allodole, cioè sono specchiati per le allodole, perché in realtà il vero cristianesimo, da un punto di vista dottrinario, dice tutt'altro. E chi conosce la Bibbia, chi conosce il cristianesimo, sa ovviamente citare con precisione tutti i riferimenti, poi infatti sotto ve li metto come cose. Allora, questa è la posizione essenziale delle antiche scritture ebraiche verso i non umani. Troviamo qui ancora un interessante riferimento al fatto che nella condizione di innocenza originaria eravamo vegetariani e mangiavamo soltanto la verde erba, e che solo dopo la caduta, la malvagità conseguita nel diluvio, ci viene dato per permesso di aggiungere gli animali alla nostra dieta. Al di là della sanzione del dominio umano, che tale permesso presuppone, emerge tuttavia di tanto in tanto una vena di pensiero più compassionevole. Poi qui, ad esempio, l'autore cita il profeta Isaia, che ad esempio ebbe a dire che il lupo dimorerà insieme all'agnello, il leone si ciberà di paglia come il bue, non faranno più male né guasto alcuno in tutto il suo santo monte. Ovviamente però questa non è da intendersi in senso di realtà vera, è da intendersi in senso scatologico. Poi sapete ovviamente che anche nell'Antico Testamento comunque c'era questo discorso tra animali impuri e animali puri e tra ovviamente dei sacrifici animali, che comunque a questo Yahweh venivano poi peraltro immolati. Per di più, tra l'altro, in realtà per un periodo della storia biblica a questo dio Yahweh si immolavano anche le persone, ad esempio il caso della vicenda simbolica della figlia di Jefte, che ho trattato alcuni anni fa in un altro video, dove appunto in realtà a questo dio Yahweh si offre addirittura la giovinetta, la fanciulla. Quindi in realtà a questo dio Yahweh era un dio fortemente amante della carne e del sangue a livello proprio di offerta sacrificale, di cui peraltro in realtà, se anche non volessimo fare il caso estremo del citare la figlia di Jefte, dove praticamente questa ragazzetta gli viene praticamente uccisa e immolata, in realtà si potrebbe benissimo anche citare il fatto stesso del fatto che questo dio Yahweh voleva e esigeva il prepuzio dei bambini. Ora, il prepuzio che cos'è se non un pezzettino di carne che viene praticamente reciso, praticamente viene tirato via dal pene, viene smembrato quindi, e gli viene praticamente offerto a questo dio ancora tutto insanguinato. Quindi ovviamente il prepuzio è un pezzettino di carne insanguinata, quindi il fatto che comunque questo dio richiedeva i prepuzi già li lasciava intendere che comunque era un dio amante del sacrificio, della carne e del sangue. Cosa che peraltro a me non stupisce affatto, perché in realtà chi ha letto e chi conosce bene la Bibbia sa benissimo che il dio Yahweh di per sé era un dio che in tante parti della Bibbia addirittura era un dio omicida. Ad esempio il caso della vicenda di Mosè e Zippora, per dire, quando questo dio Yahweh addirittura tenta di uccidere Mosè e viene praticamente placato solamente quando gli si offre il prepuzio tutto insanguinato del bambino, per dire. O anche ad esempio nella vicenda di Saulo, anche ad esempio nel Cantico di Anna, quando si dice che il dio di Israele è il dio che ad esempio dà la morte, oppure anche nel caso della vicenda degli egiziani, ecco, quando questo dio Yahweh stermina i bambini cioè tramite l'angelo, che poi in realtà l'angelo è una personificazione dell'azione di Dio, stermina ad esempio i primogeniti degli egiziani, oppure anche quando fa morire il bambino di Davide, per dire, cioè sono tutte il bambino di Davide che aveva avuto con Bezzabea, sono tutte vicende che ovviamente dimostrano che questo dio Yahweh era tutto fuorché che un dio amoroso. Allora, adesso dopo aver visto questo discorso di monoteismo, nel prossimo video vi leggo il discorso della tradizione greca, e così vediamo anche da un punto filosofico greco che cosa appunto si pensava su questo discorso di animalismo.